Riprendiamo quindi la bellissima animazione virtuale di Moji Vicentini. Eravamo arrivati a questo punto in cui terminava il modello di Eudosso. Da questo momento in poi l'animazione cambia e prosegue con il modello geocentrico di Tolomeo. Vediamo infatti che compare il pianeta che ruota su un epiciclo e questo epiciclo, il suo centro, a sua volta ruota su un altro cerchio chiamato deferente. E vediamo che il moto combinato di questi due moti circolari uniformi, il moto combinato è un moto che va avanti lungo le costellazioni dello zodiaco, ma periodicamente torna anche indietro. Quindi questa seconda sfera è la proiezione del pianeta visto dalla Terra proiettato sullo sfondo delle stelle fisse. Come vediamo, il modello di Tolomeo sa spiegare il moto retrogrado del pianeta, mentre il pianeta procede sullo sfondo delle costellazioni. Inoltre, il modello di Tolomeo è in grado di spiegare l'aumento di luminosità del pianeta durante la fase retrograda. Infatti, il pianeta, quando fa la fase retrograda, è il momento in cui si trova più vicino alla Terra e quindi è più luminoso, perché è appunto più vicino. Un'altra osservazione è che il moto retrogrado nel modello di Tolomeo è un moto reale, cioè non è un moto semplicemente apparente, è proprio il pianeta che in virtù del suo doppio movimento rotatorio in certi momenti torna proprio indietro lungo la sua orbita.